Per rendere più chiari ed evidenti i collegamenti da realizzare, si consiglia di visionare la ripresa video 1, effettuata direttamente sull'impianto appena realizzato. Prima di proseguire con il montaggio del circuito, si consiglia di visionare la ripresa video 2, in cui viene effettuata una prova preliminare del circuito appena realizzato. A questo punto siamo pronti a finalizzare il montaggio del circuito. Innanzitutto fissiamo la lampadina al piano di lavoro utilizzando del nastro adesivo e con la stessa procedura fissiamo i tubi flessibili. Successivamente possiamo fissare il supporto portafrutto alla scatola portafrutto utilizzando gli appositi viti di fissaggio. Possiamo ora chiudere la scatola di derivazione utilizzando l'apposito coperchio e le quattro viti di fissaggio, materiale fornito con il nostro kit di lavoro. Se avete seguito con precisione tutte le nostre istruzioni, il circuito finale apparirà come quello illustrato in questa foto. Consigliamo a questo punto della lezione di visionare la ripresa video 3, in cui viene effettuata una prova finale dell'impianto appena realizzato. La prima parte della ripresa illustra i vari componenti elettrici impiegati e fa notare che con pila scollegata la lampadina elettrica rimane spenta, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore. Nella seconda parte, la pila da 9 volt viene collegata all'impianto elettrico, ed in tal caso si è in grado di accendere e spegnere la lampadina proprio come previsto.